per Cicala. Cicala, Ugandam. Tutti i soldi dei diritti delle canzoni, tutto si è mangiato. Ma lei è la moglie? Ero. E bevuto. Senta, signore, io devo invitare il signor Cicala in un'importante trasmissione televisiva. Dove lo posso trovare? Quale differenza c'è tra un uomo di successo e uno di valore? Basta osservare la quotidiana esistenza di Piero Cicala per comprendere come nei tempi moderni questa sofisticata sfumatura si sia trasformata in un divario sostanziale di proporzioni gigantesche. Non ho peruca, Marina. Signori, con noi Emilio Rianni, l'uomo dei bozzi. Sedotto e velocemente abbandonato da una fama fugace e infedele, l'ex stella nascente della musica italiana anni Ottanta si rifugia nella sua Puglia a guarire le ferite di un sogno infranto. Così, quando la televisione lo chiama nuovamente a sé per un programma dai toni nostalgici, il cantante Meteora torna a spolverare un look vintage e a riproporre il suo cavallo di battaglia, Io, te e il mare. Tu sei una regina. A traghettarlo in questo nuovo paese della cuccagna, dove l'apparire è necessario quanto l'ossigeno, è la seducente Talita Cortez, diva del momento e nuova icona pop. No, lo stilista intendo. Incuriosisce che un regista come Eugenio Cappuccio, per sua stessa affermazione indifferente al panorama televisivo, si sia lasciato coinvolgere da un progetto deciso a raccontare le ricchezze e le miserie vissute all'ombra del piccolo schermo. Fai certi pensieri che se uno ti guarda manco ci crede che li tieni. Siccome sono figa, dunque cretina? Ma ancor di più che come protagonista abbia scelto Belen Rodriguez, colei che della TV sembra aver fatto un regno personale. Vuoi per l'adeguatezza del personaggio o per la capacità del regista di accompagnarla con mano ferma, l'esperimento è decisamente riuscito. Abbandonati i toni della commedia leggera, Emilio Solfrizzi dimostra una duttilità che va ben oltre le scelte di regia. Eppure, nonostante la strana coppia Belen-Solfrizzi funzioni a dovere, il film ha il difetto dell'inconsistenza e della futilità. Rolls Royce. Non andiamo in aereo.